Vuoi informarti, formarti e orientarti nel caos contemporaneo? Ascolta radionomalibera.org, la prima emittente di podcast cattolici in Italia. Per saperne di più visita il sito www.radionomalibera.org. È legittimo per i fedeli resistere in determinate circostanze all'autorità ecclesiastica, persino a quella del Sommo Pontefice? Lo stesso San Paolo si trovò a doverlo fare nei confronti del primo Papa. Ma quando Cefa, San Pietro, venne ad Antiochia, mi opposi a lui a viso aperto, perché evidentemente aveva torto. Galati 2,11. In questo documentato saggio intitolato Il cambio di paradigma di Papa Francesco, scritto dal professor José Antonio Ureta e pubblicato dall'Istituto Plinio Correa de Oliveira, il cui sottotitolo recita Continuità o rottura nella missione della Chiesa, bilancio quinquennale del suo pontificato, l'autore affronta il cambio di paradigma che parte da Santa Marta. Ecologismo, anziché valori non negoziabili, favoreggiamento dell'immigrazione islamica anziché assistenza ai cristiani perseguitati in Medio Oriente, soggettivismo morale sfociato nella comunione ai divorziati e relativismo teologico. Una scelta politica di prassi, perché mai si è trattato di affermazione ex cattedra, che ha spesso suscitato il favore dei non cristiani e talvolta lo sconcerto dei fedeli turbati da un'improvvisa, se non eccessiva, apertura alla società contemporanea. Basato su un ricco apparato di fonti, lo studio constata come nelle parole dello stesso Bergoglio si vadano facendo largo a concetti quali cambio di paradigma e rivoluzione culturale per definire le profonde innovazioni che si stanno introducendo. Ma ciò costituisce una discontinuità con il Magistero e la disciplina rimaste immutabili per secoli, il che li porta a domandarsi se sia legittimo per i fedeli resistere in determinate circostanze all'autorità ecclesiastica. La conclusione è affidata a un pensiero di Plinio Correa de Oliveira. Padri della Chiesa, dottori, moralisti e canonisti, molti dei quali elevati agli onori degli altari, sostengono la legittimità della resistenza. Una resistenza che non è separazione, non è rivolta, non è acrimonia, non è irriverenza, al contrario, è fedeltà, è unione, è amore, è sottomissione. Vuoi informarti, formarti e orientarti nel caos contemporaneo? Ascolta radionomalibera.org, la prima emittente di podcast cattolici in Italia. Per saperne di più visita il sito www.radionomalibera.org.